Una scena di caccia immersa in una splendida foresta è il soggetto di una delle ultime opere di Paolo Uccello, probabilmente originariamente dipinto come decorazione per una cassa. La scena è chiamata notturna a causa dello strano tipo di luce che cade sulle piccole figure dei cacciatori sparse nella foresta oscura. Pittore e incisore, Altdorfer appartiene a un piccolo gruppo di artisti tedeschi per i quali il paesaggio ha assunto una grande importanza. Qui, in un angolo di bosco fitto e impenetrabile, scorgiamo la figura di San Giorgio, a cavallo, mentre affronta il drago. Il paradiso diventa una foresta ricca di animali, quando viene immaginato e rappresentato da Ian Bregel il Giovane, quasi come se fosse un catalogo zoologico dipinto. Pappagalli, scimmie, leoni, tartarughe. Ci si può divertire cercando di individuare tutti gli animali immersi in questa foresta. Tra le creazioni più personali di Ruiz Dael, le foreste occupano un posto di rilievo. Qui, in una foresta paludosa, gli alberi formano un possente cerchio attorno a uno stagno solitario. I rami secchi e sinuosi si alternano a quelli in piena crescita. Gli alberi massicci si aprono al panorama e ci permettono di guardare il cielo in lontananza. Le foreste di Boucher certamente fanno parte del suo successo rococò. Sono ambientazioni senza personaggi o con al massimo alcuni contadini in cui la natura è rappresentata in modo affascinante. Forse i paesaggi più incantati di Boucher sono quelli che incarnano il sogno di una natura tranquilla, più bella di qualsiasi realtà. Corot è considerato uno dei più sensibili paesaggisti dell'Ottocento. Qui rappresenta la foresta di Fontainebleau, che insieme al villaggio di Barbizon giocò un ruolo importante nella storia dell'arte. Il piccolo paese e la foresta furono luogo eletto da un gruppo di pittori paesaggisti del realismo francese. I lavori di questo artista sono notevoli per la poetica rappresentazione delle stagioni. Stagioni che si riflettono negli alberi, nella natura selvaggia, negli animali e negli uccelli. Qui vediamo una foresta antica con alberi abbattuti dal vento ricoperti da uno spesso strato di muschio. È inconfondibile lo stile naif e un po' surreale di Rousseau, un artista autodidatta con la passione per la natura selvaggia. Non si allontanò mai da Parigi, ma nonostante ciò, la sua immaginazione riesce a regalarci il fascino di una foresta tropicale. Pittore e scultore tedesco, Kirchner ha saputo fare un uso speciale dei colori. Colori che magari non rispecchiano la realtà oggettiva, ma che riflettono i sentimenti e lo stato d'animo dell'artista. Qui, la foresta si tinge di verde, di azzurro, di rosa e di giallo. Esponente dell'astrattismo, Paul Klee considerava l'arte un discorso sulla realtà e non una sua semplice riproduzione. Nelle sue opere la realtà quindi è rarefatta, essenziale, talvolta ridotta a semplici linee o campiture colorate, anche quando si tratta di una foresta popolata da streghe. Ti è piaciuto? Metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!